Oggi 26 settembre l'Hermes Calatagiovi scrive una delle pagine più belle della propria storia calcistica. Siamo qui con l'ex direttore sportivo dell'Hermes Calatagiovi, ma primo tifoso di questa società, che ci tiene molto a parlare di questa partita, comunque, che decreta una grande vittoria e la prima stagionale nell'Hermes in campionato. Certo, con le telecamere di Vivi Calatagiovi non potevo tirarmi indietro e quindi è un piacere poter dare il mio contributo. Che cosa dire? Vincere questa partita era per noi un sogno, ci siamo riusciti, perché nella vita i sogni si realizzano laddove hai il coraggio di crederci nelle cose che fai. Una bellissima giornata di sport, una bellissima giornata di calcio, i nostri ragazzi ci hanno dato una bellissima soddisfazione. Una giornata che era una settimana partita molto bene con le varie iniziative del Calatagiovi per prepararsi a questa partita con il Savoia, questo connubio con la pasta reggia che va avanti, ed infatti comunque anche oggi le stazioni della pasta che andava a due tifosi del Savoia, un'ennesima dimostrazione. Comunque il Calatagiovi, per quanto riguarda l'accoglienza e l'ospitalità, è sempre tra le numero uno. Assolutamente sì, grazie alla famiglia Pallante. Oggi abbiamo messo a disposizione dei tifosi del Savoia diversi chili di pasta che omaggiati, come abbiamo appena detto, dalla pasta reggia, e pertanto abbiamo fatto una piccola estrazione simpatica regalando un po' della nostra pasta casertana ai tifosi della squadra avversaria. Quindi è una iniziativa che ha riscosso anche un buon successo, quindi probabilmente la ripeteremo con altre squadre che verranno qui a Curti, nella nostra casa. Come parlavamo prima con il mister, direttore, si può definire come la partita perfetta del Calatagiovi? Perché sappiamo comunque le proporzioni diverse delle due squadre, un Calatagiovi che lotta per la salvezza e una Savoia che lotta per vincere il campionato. Il Calatagiovi ha saputo soffrire quando deve soffrire, e poi è stata brava a sfruttare una delle poche occasioni capitate nell'arco del match. C'è da dire che oggi c'è stato un incontro di due cose. Il Calatagiovi che ha fatto una partita, secondo me, veramente molto importante, non sbagliando niente tatticamente, però è giusto dire anche che il Savoia non è riuscito a giocare forse per quello che sono le sue potenzialità, anche perché il terreno di gioco è diverso dal loro terreno di gioco, che è un manto in erba sintetica. Quindi qui sul comunale di Curti, quando il terreno è come oggi, non è in perfette condizioni, non è facile per giocatori tecnicamente validi di riuscire a fare delle trame di gioco importanti. Hanno cercato sempre, se non quasi sempre, la palla alta al centro della nostra difesa, e c'è da dire che la nostra difesa oggi con il portiere e i quattro difensori non ha sbagliato praticamente nulla. Ora, domani, leggendo sui giornali che una piccola realtà come Calatagiovi batte il Savoia, che comunque è una delle squadre più blasonate della campagna, le farà un po' senso, diciamo? Assolutamente sì, diciamo che non me l'aspettavo che oggi potessimo aggiudicarci la gara, però sicuramente io, come dicevo prima, sono dell'avviso che tutto quello che tu ti prefissi come obiettivi, se tu hai un sogno, inizi il percorso per realizzare il sogno e il sogno lo realizzi, se non ci provi proprio. Quindi, e questo è tutto il discorso sportivo che stiamo portando avanti con questa nostra piccola realtà di Calatagiovi. Per oggi ci accontentiamo di essere nel campionato di eccellenza, un domani, chissà, con un impianto sportivo tutto nostro, potremmo pensare anche ancora più in grande. Okay. Ringraziamo l'ex direttore sportivo Alberto Corsano. Grazie, grazie amici.